Fermo! Non è un rifiuto, è una risorsa. Come l'organico, il metallo, la plastica, la carta. Separando i rifiuti puoi rispettare l'ambiente, proteggere la salute, aiutare l'economia, pagare meno tasse, evitare gli sprechi. Hai la possibilità di fare tutto questo. Non buttarla via. Raccolta differenziata. Un sacco di vantaggi per tutti. Presentata questa mattina nella sede del Movimento 5 Stelle in Via De Rossi, a Bari, la squadra degli eletti al Consiglio regionale di Via Capruzzi. Sono 7 i pentastellati che rappresenteranno il Movimento nella Regione. Si tratta della consigliera Antonella Laricchia, laureanda in architettura, Grazia Di Bari, avvocato, Rosa Barone, farmacista, Cristian Casili, agronomo, Mario Conco, laureato in lingue straniere, Marco Galante, infermiere e Viviana Guarini, psicologa. Al centro dell'attenzione, oltre al rifiuto rivolto ad Emiliano a proposito dell'assessorato all'ambiente offerto dal neogovernatore, il reddito di cittadinanza e le quote di genere. E qui crollano tutte le buone intenzioni del popolo di sinistra che oggettivamente sembra aver fatto una figura non proprio bella su questo versante. I grillini hanno spiegato, tra l'altro, il meccanismo con cui si decurteranno lo stipendio e a chi sarà devoluto. Quindi il movimento va dritto come un treno e sembra intenzionato a dare battaglia su tutti i fronti all'interno degli assessorati. E qui saremo a vedere se riusciranno a superare le barricate che interpone la burocrazia della Regione Puglia. A noi non resta altro che augurare buona fortuna ai neoeletti. 4 donne su 7, il vostro voto non è mai stato organizzato. No, infatti, è quello il motivo per cui le donne vengono automaticamente promosse nel Movimento 5 Stelle senza quote di genere. Prima di tutto perché i candidati vengono scelti dalla rete, senza filtri, e quindi le donne, qualora lo meritino, insomma, vengono promosse. Infatti avevamo il 46% di donne in lista. Ma poi al momento delle elezioni noi non abbiamo circoli locali che portano un candidato piuttosto che un altro, non abbiamo dei leader che portano un candidato piuttosto che un altro, nei manifesti ci siamo sempre tutti. Negli agorà ci presentiamo sempre in tanti, così i nostri elettori si fanno un'idea personale del candidato che preferiscono e quindi votano. E questo, quando appunto le donne lo meritano, finisce per favorire le donne o comunque per garantire loro parità di accesso all'istituzione. Infatti abbiamo 4 consigliere su 7. Quindi ha poi ribadito una sonora lezione ai vecchi partiti. Sì, assolutamente, una lezione veramente sonora ai vecchi partiti che parlavano di quote di genere mentre noi dicevamo che non sono necessarie, piuttosto devono svecchiare il loro modo di condurre le campagne elettorali e di scegliere i candidati. Una sonora lezione a chi ha usato le donne come specchietti per le allodole, mettendole come capolista ad esempio e promettendo che avrebbe fatto campagna elettorale per loro e quindi o non l'ha fatta oppure ha una credibilità pari a zero. Nella sua coalizione, tanto è vero che non è stato in grado di portare in consiglio regionale neanche una donna. Emiliano vorrebbe zittirvi in cambio di una poltrona. Sì, esatto. Emiliano ha dichiarato candidamente che questo assessorato non sarebbe a costo zero, in cambio ci chiederà l'astensione sulle votazioni di tutte le altre materie, di tutti gli altri provvedimenti. Ecco, per noi è inaccettabile questa proposta, perché è una proposta non finalizzata davvero a lavorare insieme, ma è finalizzata appunto a zittire la principale forza di opposizione della Regione Puglia, finalizzata a controllarla, e gli oltre 310.000 pugliesi che ci hanno votato non meritano che noi andiamo lì per stare zitti, guadagnare il nostro stipendio magari candidamente e non fare più nulla. No, noi saremo lì per fare luce, per portare parole dopo anni di silenzio e di buio e soprattutto per portare le nostre controproposte, altro che stare zitti. Siete in attesa delle primarie per gli assessori sia esterni che interni? Sì, certo, noi siamo in attesa di tutte le promesse della campagna elettorale di Emiliano, prima di tutto del reddito di cittadinanza, ma visto che i tempi si allungano e parliamo sempre di poltrone giorno dopo giorno, ecco, abbiamo iniziato noi a raccogliere i curricula per mantenere la prima delle sue promesse, cioè quella della scelta degli assessori online. Faccia presto, perché davvero abbiamo bisogno di parlare di altro, abbiamo bisogno di parlare di disseccamento rapido degli ulivi, di sanità, di rifiuti, di reddito di cittadinanza. Non possiamo perdere altro tempo dietro a queste dinamiche di scambi di poltrone. Faccia le primarie come aveva promesso, lo aiutiamo noi, abbiamo già iniziato noi a creare il sistema, così non avrà più scuse. Con il Movimento 5 Stelle è una nuova fase della politica?
Sicuramente sì, il Movimento 5 Stelle è una forza politica assolutamente nuova, già storica, sta facendo la storia. Per la prima volta nella storia del Parlamento italiano i parlamentari, per esempio, tagliano il loro stipendio per destinarlo alle piccole e medie imprese. È un piccolo gesto naturalmente da opposizione, ma è già storia. Si parla di reddito di cittadinanza, dopo che è una realtà purtroppo in tutti gli stati d'Europa tranne l'Italia e la Grecia, e noi abbiamo portato la proposta di legge con le coperture in Parlamento, lo abbiamo portato a Ragusa e lo abbiamo fatto diventare realtà anche in Molise. Si sostengono appunto le piccole e medie imprese, si parla di Parlamento pulito, di istituzioni pulite, perché noi non candidiamo gente indagata o condannata. Insomma, con dei piccoli gesti, con delle piccole iniziative di buonsenso, noi stiamo già facendo la storia e costringeremo i vecchi partiti a cambiare oppure a sparire. Siamo con la consigliera più giovane del gruppo 5 Stelle, quindi lei si occupa, ha esordito che si occupa di comunicazione, è una psicologa, è stata scelta per rappresentare un'alternativa, quale impegno? Allora, l'impegno è sicuramente quello di portare avanti quelle che sono state e sono le nostre linee programmatiche, quindi che abbiamo presentato anche ai cittadini durante la nostra campagna elettorale. E come ho ribadito più volte, le tematiche a cui io sono molto affezionata sono sicuramente quelle dell'ambiente e della sanità, che sono due tematiche strettamente interconnesse, ricordando anche che la Puglia è in una condizione abbastanza disastrosa. Nell'ultimo rapporto Ecomafia del 2014 risultiamo proprio essere sul podio per illegalità ambientali, e argomento strettamente connesso con quello della sanità, perché non si può costruire una sanità d'eccellenza senza prima costruire una prevenzione primaria, che significa innanzitutto vivere in un ambiente sano. Quindi queste sono tra le mie priorità, tra le nostre priorità sicuramente. Grazie e buon lavoro. Dobbiamo cambiare le modalità di sviluppo di una regione che ha molto spesso spacchettato le tematiche agricole, agroalimentari da quelle ambientali e paesaggistiche. In realtà queste sono tematiche che richiedono una visione, diciamo, sistemica, una visione insieme, io la dico una visione olistica del nostro territorio. Bisogna cambiare questi modelli di sviluppo e pensare effettivamente, come diceva lei, a queste emergenze, che sono emergenze di natura ambientale ma anche agricola. Abbiamo visto cosa sta accadendo con il complesso del disseccamento rapido dell'ulivo, io lo chiamo in questo modo perché in realtà Xylella rientra in questa serie di fattori. Non solo, ma questa Puglia appunto deve cambiare questo che è il ciclo aberrante dei rifiuti. Noi nel Salento abbiamo un ciclo incredibile, una filiera che costa ai cittadini 140 euro a tonnellata, potrebbe costare circa la metà se solo facessimo il compostaggio. Compostaggio che per il Salento è molto importante perché abbiamo delle terre che ormai sono quasi depauperate e desertificate, con una percentuale di sostanza organica al di sotto dell'1%, quindi pensiamo a quanto potrebbe essere autosostenibile sia da un punto di vista ambientale sia per la salute dei cittadini. In provincia di Lecce abbiamo avuto negli ultimi 5 anni 20.000 casi di neoplasie al rene e alla vescica, e ci dicono gli esperti che queste patologie sono direttamente correlate a un cattivo stato dell'ambiente, quindi dell'aria, dei suoli e delle acque. Pertanto cambiare questi processi di sviluppo apporterebbe soltanto un beneficio sì dal punto di vista paesaggistico di una regione che ho ricordato prima e prima in agrobiodiversità a livello nazionale e internazionale, la nostra Puglia, ma non solo, ritornerebbe questo beneficio ritornerebbe anche sulla salute dei cittadini, per cui in questi 5 anni ci giochiamo la possibilità di far restare i nostri giovani in Puglia con occupazione nel settore dell'agroalimentare, anche delle biotecnologie agroalimentari e anche nel settore dei rifiuti, perché ricordiamo che un ciclo dei rifiuti che funziona bene con il compostaggio occupa più giovani rispetto a queste discariche anacronistiche e obsolete che abbiamo adesso in Puglia. Ha anche esordito dicendo restituire ai pugliesi una regione sana. Sì, come ho sentito dire da Petrini, mangiare è un atto paesaggistico. Allora capiamo bene che una regione sana, una regione che si alimenta bene, una regione che dà lietezza ai suoi cittadini, è una regione che sviluppa anche bellezza. Quindi noi immaginiamo questa Puglia, una Puglia che sia bella e utile, due concetti molto importanti che non possono essere scissi. Quando un qualcosa è bello può essere anche utile, quindi quest'utile è uno sviluppo sostenibile che può creare evidentemente lavoro, e il bello è un concetto che rimane connaturato alle nostre vocazionalità, peculiarità. Ricordiamo molto importante
importanti, perché noi abbiamo il nostro mare, è un entroterra molto, molto importante, con tanta storia e tanta cultura. Quindi l'obiettivo principale è lottare per le comunità del nostro territorio e conservare le tradizioni di ogni comunità. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, l'idea di andare in regione per gli interessi della collettività, in primis dimezzare gli stipendi. Eh sì, ma questo ormai per noi è una consuetudine. Ad ogni livello la prima cosa che facciamo è dimezzarci lo stipendio e restituire la diaria non rendicontata, oltre a non percepire le indennità per qualsiasi funzione che poi andremo ad assumere. Lo facciamo prima di tutto perché vogliamo rimanere cittadini, perché poi se tu vai in regione e cominci a guadagnare 11.000 euro al mese e magari c'hai l'autista e poi magari cominci a scollarti dalla realtà, e quindi ecco, noi siccome siamo uomini e vogliamo rimanere tali, facciamo prima di tutto questa cosa, anche perché in questo momento di crisi economica è immorale che qualcuno possa guadagnare 10 volte lo stipendio di un operaio, per chi ha la fortuna di avere un lavoro, insomma. Quindi per noi vanno benissimo, perché comunque potremo vivere decorosamente, insomma. Grazie e buon lavoro anche a lei. Grazie. Fermo! Non è un rifiuto, è una risorsa, come l'organico, il metallo, la plastica, la carta. Separando i rifiuti puoi rispettare l'ambiente, proteggere la salute, aiutare l'economia, pagare meno tasse, evitare gli sprechi. Hai la possibilità di fare tutto questo, non buttarla via. Raccolta differenziata, un sacco di vantaggi per tutti.